Questione sbarchi. Da una settimana, per il maltempo e il pattugliamento militare, sono ferme le partenze dei barconi dalla Libia. A Lampedusa, premiata per la sua accoglienza con la medaglia d'oro al merito della Croce Rossa, si potenzia la presenza dei medici nel poliambulatorio dell'isola. Raffaella Daino. Il mare mosso che ha trascinato sugli scogli un peschereccio egiziano e la presenza delle navi militari che pattugliano il canale di Sicilia scoraggiano le partenze di barconi dalle coste della Libia. I numeri così si riducono e per gli operatori umanitari prestare assistenza ai 170 profughi ancora sull'isola diventa compito meno arduo. Arrivano dall'Africa senza nemmeno uno zaino in spalla, non hanno nulla. La Croce Rossa raccoglie per loro abiti e scarpe, ma non bastano mai. Quello che stiamo raccogliendo non basta, abbiamo bisogno di soprattutto di scarpe, scarpe, giubbotti, jeans, quindi invito veramente tutti i fornitori italiani a darci una mano in segno di solidarietà. Anche i privati, la gente comune può mandare dei vestiti anche usati. Esatto, noi li accettiamo ben volentieri, anche gente privata che volesse donare qualcosa può spedirlo a Croce Rossa Italiana, sede di Lampedusa. Nella punta più a sud d'Europa, in cui non nasce un bambino dagli anni 60, e le donne devono prendere l'aereo per partorire negli ospedali siciliani, l'ASP di Palermo ha deciso di potenziare il poliambulatorio con la presenza di un pediatra e di un ginecologo. Si dà la possibilità di monitorare costantemente le gravidanze. Ed è anche un potenziamento che aiuta l'assistenza ai migranti. Ovvio, perché questo flusso che passa da Lampedusa è un flusso particolarissimo, passano molte donne, nuclei familiari, donne spesso in stato di gravidanza. Un disagio in meno sull'isola che offre tanto ai migranti e ai turisti, ma in cui gli abitanti devono fare a meno anche dei servizi essenziali. E all'isola dell'accoglienza e della bellezza arrivano i nuovi riconoscimenti della Croce Rossa, che ai lampedusani ha conferito la medaglia d'oro al merito, e degli utenti di TripAdvisor, che hanno definito l'isola dei conigli una delle tre spiagge più belle al mondo, la prima in Italia e in Europa. Raffaella Daino, Sky TG24, Lampedusa.